Ciao a tutti, allora oggi voglio fare un Get Ready With Me, ma non di trucco, bensì di smalto, perché ho bisogno di mettere lo smalto, nel senso, intanto comincio perché sennò viene una cosa enorme, infinita. Praticamente non è che ho bisogno di mettere lo smalto, perché mettere lo smalto non è un bisogno, ma io praticamente senza smalto non posso stare. Nel senso che le mie mani non mi piacciono e che sono magre, hanno le lentiggini, sì, anche le mani hanno le lentiggini, comunque delle macchie, e quindi lo smalto mi aiuta comunque a tenerle un po' più in ordine, a vederle più carine. Quindi più o meno io tutte le settimane metto lo smalto. Però mettere lo smalto è una palla e quindi ho pensato di alleviare un po' la noia parlando con voi, quindi mettendo lo smalto. Io di solito lo smalto lo metto mettendo su magari un film, guardando qualche video su YouTube, però insomma oggi ho pensato di fare questo, una specie appunto di Get Ready With Me, perché avevo voglia di fare un video. In realtà avevo pensato di fare un video di cucina che registrerò sicuramente prossimamente, ma di fatto la ricetta che voglio fare non è complicata, però è lunga, cioè ci sono molti passaggi lunghi, nel senso che ci sono dei tempi di posa lunghi, e quindi oggi ho preferito mettere lo smalto, però avevo voglia di fare un video e allora ho pensato a questo. E magari vi racconto qualcosa. Allora, intanto ho messo la base, il base coat, questo di io utilizzo questo di OPI, che è l'Infinite Shine One, e quindi è solo base coat. Poi ho pensato di mettere anche del sangue, lasciamo perdere. Ho pensato di mettere lo smalto blu, perché settimana scorsa avevo lo smalto arancio, quindi molto primaverile. Però il tempo comunque è peggiorato, è brutto, nuvoloso, piove, quindi sono tornata ad un, diciamo, mood più invernale, più serio, e quindi metterò questo blu di NARS che mi piace tantissimo, anche se ogni volta che lo tolgo faccio il disastro perché macchia tanto. E questo si chiama La Notte, ma è bello perché è un blu con riflessi un po' violacei, molto molto bello. Poi ho pensato, su qualche unghia posso metterci magari tipo una per mano, questo di Kiko, l'effetto crack, che andava qualche anno fa, che io però ancora ho. Questo è il 608 e sul resto magari ci metto dei glitter, questi di Sia Te, che è il Jewel. O comunque copro tutto con un top coat scuro, trasparente scuro di NARS, sì, di NARS, di MAC. Questo è Shadow, quindi non so. Vediamo che, diciamo, la mia nail art, tra virgolette, è in corso d'opera. Comunque, nell'ultimo vlog, che vi lascio linkato qui, vi ho detto che praticamente era quello appunto in cui andavo a fare il mio settimo tatuaggio. Vi ho detto che stavo studiando, però poi il discorso è finito lì, non vi ho specificato altro. Praticamente si trattava di un esame all'università, perché io, sì, ebbene sì, ancora vado all'università. E più di una volta mi è stato detto: ah, ma te a quest'età ancora vai all'università? Ma chi te lo fa fare? Perché comunque un lavoro ce l'hai e con l'università, comunque con una laurea in più, non ci fai nulla. Ormai comunque sono vecchia e che ci vai a fare? Ecco, secondo me questo discorso già all'inizio è sbagliato. Cioè, chi te lo fa fare? Ovviamente nessuno. Non c'è qualcuno con il fucile puntato che mi obbliga ogni anno a pagare un mucchio di soldi di tasse universitarie, a faticare per riuscire a fare un esame, perché comunque lavorando 8 ore al giorno, 9, cioè è complicato. Non c'è nessuno che mi costringe a farlo, ma proprio perché
non c'è nessuno che mi costringe a farlo, è qualcosa che se lo faccio è perché lo voglio fare. Evidentemente è qualcosa che mi piace molto e che mi dà una soddisfazione maggiore rispetto al lavoro che faccio. Allora, praticamente io sono iscritta a Scienze Politiche, vado all'Università di Perugia, Scienze Politiche, e sono iscritta, e qui tenetevi forte perché non ci crederete, dal 1996. Quindi fate voi i conti di quanti anni sono che io vado all'università. Praticamente io mi sono diplomata nel 94 a ragioneria e per 2 anni io non ho minimamente pensato all'università, e lì è stato veramente un grandissimo errore. Ma semplicemente perché diciamo che ragioneria non era la scuola proprio più adatta a me, ma che ho fatto seguendo ovviamente consigli dei genitori. Per cui io ho passato 5 anni a fare una scuola che dire che io ho detestato non rende l'idea. Perché voi lo vedete, cioè a me piace disegnare, piace comunque ciò che è artistico. Io con i numeri sinceramente non ho molta dimestichezza e non ho neanche simpatia per i numeri, ma non ho mai mostrato simpatia o dimestichezza, nemmeno quando andavo a scuola. Intanto vi faccio vedere, già con una rima passata, questo smalto è molto molto bello. Comunque... E quindi ho passato questi 5 anni in cui io non avevo minimamente idea di che scuola fosse, cioè che cosa stessi facendo, cioè proprio niente. Quindi finita questa scuola atroce, io non volevo sapere più nulla, anche perché mi si prospettavano, come diciamo, scelte, e la classica economia e commercio piena di numeri, che non volevo, o comunque poco più. E quindi niente, per 2 anni mi sono detta ok, vedo se trovo un lavoro, che cosa faccio. Ho fatto corsi di computer, che comunque a scuola non ci avevano fatto fare, ho fatto corsi di inglese. Poi dopo 2 anni, a non fare praticamente però nulla di concreto, ho guardato e ho trovato Scienze Politiche, e lì mi si è aperto un mondo, perché era la facoltà per me. C'erano obbligatorie 2 lingue, e io le lingue straniere le adoro. All'inizio infatti poi pensavo di fare, a parte l'inglese, di fare tedesco, che io non avevo mai fatto, ma è una lingua che mi è sempre piaciuta molto. E poi comunque era incentrata su tante materie diverse, non solo tipo economia o matematica, ma c'erano tanti diritti, sociologie, filosofie, insomma tante materie diverse. E quindi io mi sono detto vabbè, ok, provo. Quindi nel 96 mi sono iscritta e ho frequentato per 2 anni, e mi piaceva veramente tantissimo, ma tanto tanto tanto, e avevo anche bei risultati. In 2 anni avevo fatto praticamente 8 esami. Dopodiché mi è capitata però l'occasione del lavoro, che è quello appunto che sto facendo, che diciamo non è proprio il lavoro della mia vita, però è un lavoro. E comunque ecco, l'università era agli inizi, ho preferito comunque accettare il lavoro. E all'inizio il mio lavoro mi ha portato per molti anni lontano, comunque a lavorare lontano da casa, o comunque a viaggiare molto. Partivo la mattina, tornavo la sera. Poi comunque metteteci anche il fatto che comunque avendo fatto solo 8 esami su 24, 24, 25, adesso non mi ricordo bene quanti sono, comunque sono tanti, portare avanti l'università sembrava complicato.
quindi ci sono stati proprio anche anni in cui sinceramente avevo lasciato perdere. Cioè, sì, avevo continuato ad essere iscritta perché proprio, cioè, dire no, 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 non ci vado più, non me la sono mai sentita. Però la voglia di studiare, sinceramente, non c'era. Però, nonostante questo, ogni tanto la riprendevo. Perché comunque, io per molti anni ho lavorato a tempo determinato e quindi mi capitava anche di stare parecchi mesi a casa. In quei mesi ho sempre provato comunque a fare qualche esame e ci sono riuscita. Insomma, fatto sta che in tutto questo tempo che ho lavorato e ho continuato ad essere iscritta all'università, alla fine, a fatica, ho fatto quasi tutti gli esami. E praticamente, arrivando all'ultimo vlog che vi ho fatto poco tempo fa, io gli stavo facendo il mio terzo ultimo esame. L'ho superato praticamente, l'ho superato e quindi adesso me ne mancano due. E quindi beh, questa cosa gasa tantissimo, perché comunque comincio a vedere la fine, no? E mi sembra impossibile. Quindi a me sinceramente questi discorsi che mi fanno, ma chi te lo fa fare? Perché perdi tempo a studiare piuttosto che fare magari qualche altra cosa che ti piace, non lo capisco, perché secondo me questi discorsi li fa chi non ha mai avuto comunque un sogno, perché per me fare l'università ha significato fare qualcosa che avevo scelto io di fare, che non mi era stato imposto, e a me questa cosa è piaciuta tantissimo ed è qualcosa quindi che io ho sempre voluto comunque fare. E adesso veramente sto affrontando questo penultimo esame che è difficilissimo, un mattone enorme perché è diritto del lavoro, con veramente molto entusiasmo e davvero ogni istante che ho magari libero leggo una pagina, leggo due pagine perché lo voglio fare. So, mi piace. E quindi niente, questa è la mia storia universitaria tormentata, ma che però si sta per concludere. Ora, magari ancora ci vorranno quei 4 anni, non lo so quanto mi ci vorrà ancora per finirla, però veramente a me, cioè andare a fare l'esame quel giorno che c'è l'esame per me è bellissimo, nonostante poi fatichi tanto a preparare un esame, però io, cioè, è un ambiente che mi piace il momento dell'esame in cui parlo con il professore, gli racconto quello che ho studiato. Mi piace tantissimo e quindi niente, questa è la mia piccola storia. E adesso intanto io faccio anche la seconda passata. Non so che fare adesso, se utilizzare questo, perché sinceramente questo azzurro così forte, boh, non lo so, vabbè, mettiamolo sull'anulare. E poi niente, allora che cosa voglio dire? Ah, il tatuaggio. Allora, il tatuaggio dopo 3 settimane che l'ho fatto, perché l'ho fatto il 15 e oggi è il 5, ancora non è completamente guarito, cioè non mi è dato nessun tipo di problema, però ancora comunque tende a spellarsi, lo so, è brutto da dire, ma non so come altro dirlo. E comunque, tipo sul piede ancora c'è qualche crosticina, insomma, stasera infatti voglio mandare una foto al tatuatore, ma comunque in generale comunque va bene. Poi, ah sì, voglio dire che ho visto due film bellissimi. Allora, uno è Fallen, ho capito, allora Fallen è un po' da adolescenti perché è molto in stile Twilight, se vogliamo, molto simile, solo che al posto dei vampiri qui ci sono gli angeli tormentati, e però insomma sempre anime tormentate sono, però a me è piaciuto tantissimo. Allora, innanzitutto mi è piaciuto tantissimo l'ambientazione, perché questa ambientazione un po' cupa, un po' dark, questa specie di
di casa, comunque di educazione in cui si trovano questi ragazzi ribelli. Mi è piaciuto tanto. Allora, volevo dirvi che alla fine questo azzurrino non è niente male, secondo me. Per me non è affatto brutto. Quindi io direi di lasciare comunque solamente l'anulare e magari di mettere qualche glitter da qualche altra parte e poi top coat scuro. Quindi ho visto Fallen e vabbè, è il classico film per adolescenti che comunque è pieno di bei ragazzi, però la storia è bella. Poi ho visto anche un film serio, a parte le cavolate, che è The Impossible, che praticamente racconta la storia vera di una famiglia formata da 5 persone, lui, lei e 3 bambini, durante lo tsunami del 2004 in Thailandia, che praticamente questi alla fine riescono comunque a ritrovarsi tutti e 5, ma veramente un film bellissimo. È molto molto bello, devo dire, bellissimo proprio. Secondo me le scene più belle sono quelle che ricostruiscono quello che è successo sott'acqua alla gente che è stata travolta dallo tsunami, perché uno non, secondo me non si rende conto di cosa ci poteva essere sotto a quelle acque. Veramente una cosa assurda, e quelle scene sono veramente atroci, secondo me atroci, però veramente un film bello bello bello, per niente noioso, nonostante, ecco, che cioè non è che ci sia una trama grandissima, nel senso che è la sofferenza appunto di queste persone che si ritrovano piano piano, però ti tiene comunque col fiato sospeso. È veramente un film toccante e bello, mi è piaciuto tanto. E poi che altro ho visto di interessante? Ah, sono andata a vedere l'ultimo, quello al cinema di Verdone, non me lo ricordo il titolo sinceramente, vabbè, comunque mi è piaciuto tantissimo. Mi mancava Verdone, io ho sempre adorato Verdone, anche il mio stupido un po' più cupo, però mi è sempre piaciuto. Ma questo film mi ha fatto morire dalle risate, è geniale, sì, è troppo geniale. Ora non voglio dirvi nulla, ma secondo me l'idea del cellulare che vibra, poi non so se avete visto il trailer, è geniale, c'è una scena, è geniale. E poi che altro? Ah, sono contenta di vedere che, ok, il mio canale è piccolo, no? Ha pochi iscritti, io non è che faccia video di grandissima qualità, insomma, e via dicendo. Però sono contenta di vedere che dall'inizio dell'anno che ho cambiato un po', diciamo, genere di video. Faccio dei video un po' più chiacchiericci perché mi viene di chiacchierare. E i miei iscritti sono piano piano aumentati e questa cosa mi ha reso felice, perché nonostante io non segui la massa delle youtuber e quindi non faccia video popolari, cioè quelli che vanno più di moda adesso, però vedo che comunque i miei video sono stati apprezzati, perché comunque se gli iscritti sono aumentati vuol dire che comunque qualcuno ha visto i miei video e gli sono anche piaciuti. Quindi io colgo l'occasione di questo video per ringraziare tutti i nuovi iscritti. A questo punto veramente grazie, mi fa veramente enorme piacere, si dice? Non lo so, però insomma avete capito, mi fa piacere veramente tanto, perché quando fai qualcosa che non è quello che fanno tutti, però vedi che comunque quello che fai piace, è già soddisfazione. Comunque, anche se solo vi parlo, è comunque una mia idea. Quello che io vi dico è comunque una mia idea. Quindi condividerla, vedere che piace, mi sprona ad andare avanti. Ed è anche per questo che oggi mi è venuta così voglia di mettere lo smalto così, insomma, insieme a voi.
mi faceva proprio piacere appunto chiacchierare con voi, raccontarvi un po' di me. Io intanto ho praticamente finito di mettere lo smalto, sto mettendo il top coat, questo scuro di MAC, che devo dire non mi dispiace, anche se non è che faccia un grandissimo effetto, però mo ce l'ho, lo uso. E quindi niente, adesso io faccio gli ultimi ritocchini, metto un po' di crema, metto l'olietto per le cuticole e poi faccio vedere il risultato finale. Nel frattempo ho acceso la luce perché si sta facendo buio, ho messo la crema, ho messo l'olietto per le cuticole, ho preparato intanto il libro di diritto del lavoro perché adesso mi metto anche a studiare prima di andare in palestra. E quindi niente, vi faccio vedere un po' il risultato finale, che non mi dispiace se ci si capisce qualcosa, ma vabbè, essenzialmente è molto molto semplice perché ho i glitter qui sul medio e sul mignolo e l'effetto crack qui sull'anulare, insomma molto semplice, però mi piace perché appunto le mie mani senza smalto non mi piacciono. Quindi niente, grazie per avermi fatto compagnia, vi ricordo di seguirmi sui social, sotto trovate tutti i link, soprattutto su Instagram perché lì pubblico foto quasi tutti i giorni e il mio profilo non è... la mia. Su Instagram cosa c'è? La pagina, il profilo, comunque non è più privato. Ho deciso di non metterlo più privato nonostante qualche critica che ho ricevuto per le mie foto, ma non mi interessa. È pubblico, quindi venite a seguirmi anche su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video, che spero essere quello di cucina, quindi di ricetta, che vi volevo fare oggi, ma oggi ho preferito mettere lo smalto e vedo di organizzarmi i prossimi giorni, perché è una ricettina che tengo a condividere con voi perché già l'ho sperimentata e mi è piaciuta tanto. Quindi al prossimo video, ciao, grazie per avermi fatto compagnia e io e le mie unghiette nuove vi salutiamo, ciao!